Oggi è uno dei nostri colloqui del lunedì. Abbiamo pensato di dedicarlo ehm, a informare, a far sapere eh, attraverso una conferenza mh, che avevamo fatto tutti gli anni, facciamo un po' il punto sulle nuove donazioni tra le nostre carte, nuove acquisizioni e donazioni all'archivio del Centro Studi Piemontesi. Era prevista la presenza eh, dell'archivista Andrea Ludovici, che purtroppo mh, oggi non sta bene e quindi eh, capita, non può essere presente, ma eh, lo sostituisce Vera Favro, che in realtà lei, eh, sempre per Culturalpe, si occupa della biblioteca del centro studi piemontesi. Seguirà eh, l'assemblea dei soci. Eh, possono partecipare, anzi, devono partecipare tutti i soci, ma anche i non soci, se sono interessati, restano così, eh, vedono un momento come eh, eh, l'assemblea annuale ordinaria è un fatto eh, istituzionale, quest'anno eh, che dobbiamo fare entro aprile, eh, quest'anno tra Pasqua, il 25 aprile, eccetera. Allora l'abbiamo un pochetto anticipata. Proprio per evitare poi di trovare delle date che diventavano sempre più difficili. Quindi spero che possiate seguire anche eh, l'assemblea dei soci e altri probabilmente arriveranno entro alle 18.30. Come il presidente che saluta tutti, ma arriverà appena potrà. E le nuove. Allora, io dico solo due parole, poi lascio a, a Vera. Fabro la parola, l'archivio per noi è stato uno dei punti importanti, cioè quando si è trattato di decidere eh, come investire per fare qualcosa che restasse per i 50 anni di attività del Centro Studi Piemontesi, che del 2019, per fortuna proprio prima che poi succedesse il pandemonio, abbiamo deciso di investire nel, nell'archivio, di creare il nostro archivio, perché noi negli anni abbiamo conservato tutto, abbiamo ricevuto vari fondi, almeno una decina, ma erano tutti tenuti nella sede, però non erano sistemati. Eh, quindi con il 2019 anche grazie a un lascito testamentario di Agar Pogliano, a cui abbiamo dedicato la sala archivio, abbiamo creato eh, la sala archivio e abbiamo cominciato a eh, inventariare, sistemare, custodire e valorizzare l'archivio del Centro Studi Piemontesi. Dopo, se avete voglia, chi ancora non l'ha visto, lo vedete nella saletta qua a fianco. E, ehm, e tutti i diversi fondi, Fondo Renzo Gandolfo, eh, Fondo Giuliano Gasca Cairazza, Fondo Toves molto importante, Fondo Frusta, Fondo Alessio e via dicendo. Tutti questi fondi che sono un patrimonio importante per la storia non solo del Centro Studi Piemontesi, ma per la storia della città e del Piemonte. Abbiamo un patrimonio di circa 6.000 fotografie sparsi un po' in tutti questi fondi. Partecipiamo infatti ormai da diversi anni ad Archivissima, la Notte degli Archivi, sempre presentando alcune eh, delle nostre, a secondo del tema, dei fondi che abbiamo. Per esempio quest'anno eh, abbiamo pubblicato un libro di Enrico Frusta, Ricordi di uno della pellicola e i ricordi di uno della pellicola eh, usciti ehm, diciamo a puntate e le lettere che sono pubblicate lì sono eh, dell'archivio del centro studi piemontesi le lettere sono del tutto inedite abbiamo fatto il lavoro con il museo nazionale del cinema perché Arrigo Frus è stato uno dei fondatori ma anche con il centro sperimentale cinematografico di Roma e è un'occasione per far conoscere certamente la figura di Enrico Frusta, che noi a Torino, almeno noi che ci occupiamo di cose piemontese, ricordiamo e conosciamo molto bene, ma insomma è uno che ha dato il là al Museo Nazionale del Cinema di Torino con Adriana Prolo. Ci sono lettere, documenti, immagini, c'è un archivio preziosissimo e attraverso è un esempio di come cerchiamo di valorizzare Oltre che di custodire, ehm, gli archivi. La conferenza di oggi, eh, e do subito la parola a Vera Fabro, eh, vuole informare: visto che poi c'è l'assemblea, informare i soci, gli amici, coloro che sono interessati, un po' delle ultime acquisizioni e delle ultime donazioni, alcune. Abbiamo già combinato, sono già un po' sistemate, sono già avanti. Altre siamo appena all'inizio perché è chiaro che è tutto un lavoro che via via eh, prosegue. Infatti, nell'assemblea, nell'attività 2022 daremo rendiconto di ciò che ha fatto, ma nell'attività 2023 racconteremo molto brevemente, eh, perché giustamente il presidente, un manager, eh, ci tiene molto al riguardo dell'attività futura. e, nell'attività del Centro Studi Piemontesi la, la rivista Studi Piemontesi diretta da Rosanna Roce eh, la rivista, le pubblicazioni l'archivio e la biblioteca sono i nostri punti eh, focali cioè comunque vada qualsiasi cosa capiti queste cose eh, con i denti li difendiamo e su questa linea continuiamo a lavorare allora le ultime novità a Vera Fabro Bene, buonasera, grazie della vostra partecipazione, vi porto i saluti di Andrea Ludovici che è malato, però insomma eh, lavoriamo insieme con Cultural per ormai da tanti anni presso il centro studi piemontesi e eh, abbiamo visto appunto crescere eh, l'attenzione costante ma sempre presente per l'archivio e per la biblioteca. Eccoci qua. Voi sapete, cioè tutti noi sappiamo quanto è difficile e quanto è oneroso in termini di tempo, di soldi, di spazio soprattutto, occuparsi di carta, perché tutti noi nel nostro privato abbiamo tonnellate di carta a cui vogliamo bene e che non sappiamo come, come gestire o come, insomma che ci fa fatica. Ecco questo è un, un grande merito del centro studi, è proprio il eh, darsi da fare perché queste carte siano valorizzate costantemente e, e conservate in maniera adeguata. Ehm, solo un accenno alla biblioteca di cui non parleremo questa sera, ehm, la biblioteca è in costante implementazione, eh, sia per donazioni sia per gli acquisti che vengono fatti annualmente e proprio oggi abbiamo eh, assegnato il numero di inventario 10800, quindi abbiamo 10800 volumi eh, catalogati online sul sistema bibliotecario nazionale che quindi hanno è un catalogo pubblico, di pubblico accesso, che tutti quanti possono vedere. Sono tantini, eh, per, insomma, lo spazio è quello che è, non siamo una biblioteca civica con grandi magazzini e grandi spazi, però abbiamo 10.800 eh, libri già online ed è in costante crescita questo numero, ovviamente. Ehm, invece per l'archivio, ecco qua, tra il 22 e il 23 abbiamo avuto delle novità. Eh, due acquisti importanti, le lettere di Francesco Galeani Napione di Cocconato a Prospero Balbo datate 1807. Io ve le faccio vedere perché abbiamo anche il per, con il contributo del Ministero Contributo del Ministero, del Ministero, con Ministero sì. Perché ci, perché ci piacevano, sì. Le... <ride> sì, ci piacevano anche, ovviamente. Però No, no, grazie ai contributi ministeriali, sì. alle biblioteche per, per acquistare, mm, 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 mm. allora ecco qua. E dove è finito? Eccolo qua sotto forse anche le immagini. Sì, sì, ci sono le immagini, ma è più bello vederli dal vivo. Ecco qua questo volumetto, datato appunto eh, 1807, raccoglie eh, do dobbiamo ancora studiarlo, è già stato sia eh, digitalizzato sia trascritto. Adesso io ve lo faccio vedere così vedete che minuta, ecco qua, un eh, molto minuta, è ancora da studiare anche se appunto è già stato sia digitalizzato sia trascritto. Ed è molto interessante, voi eh, conoscerete sicuramente meglio di me la figura di, di, di Francesco Galeani Napione, che è una figura di, di, di storico interessantissimo, ha dovuto fare l'intendente di finanza ma gli piaceva scrivere e quindi ha scritto tutta la vita, anche mentre faceva l'intendente di finanza ha fatto pagare le tasse ai miei nonni perché era intendente a Susa, quindi probabilmente è stato, è stato lui. E, ma durante il suo lavoro si occupa, gli piace scrivere e scrive moltissimi resoconti sulla vita dei contadini, sull'economia e diventa famoso poi sul, il più famoso dei suoi scritti è sull'uso della lingua italiana, anche nel, come lingua dell'amministrazione, che era il francese ovviamente, sul, sul desiderio e il bisogno di avere una lingua italiana comune per tutti. Um, questo per arrivare alla nostra, um, um, al nostro libretto, questo è in uh, una minuta probabilmente di queste lettere uh, che lui scrive a Prospero Balbo che è il rettore dell'Università di Torino um, riguardo all'arte egizia. Allora, siamo in pieno, siamo all'inizio dell'Ottocento, quindi eh, ovviamente a lui l'arte egizia fa orrore, perché siamo in pieno periodo neoclassico, quindi eh, bisogna studiare l'arte classica, l'arte rinascimentale al massimo, ma l'arte egizia è una cosa piuttosto barbara. Eh, perché scrive questa lettera e perché ce l'abbiamo noi? Questo è ancora da, da capire se c'è uh, la lettera di Balbo e conservata o c'è solo questo sì, e questo è un unico. Dobbiamo ancora studiare. Non sappiamo neanche se, se c'è una copia e se è stato pubblicato perché studi suoi sull'arte classica sono pubblicati ma sull'arte egizia non ne abbiamo trovati. Quindi probabilmente questo, ma dovrebbe essere un inedito. questo, questo pezzettino, pezzettino non c'è. Aspetta, vai, abbiamo un... Sì, immagini, sì, adesso... Però, per pensare, no, Eccolo qua. Quando arriva? Arriva da un antiquario. Abbiamo comprato ah, no. da una che, libreria, sì, antiquaria, una una libreria cioè. antiquaria. Questi primi due sono due acquisti che abbiamo fatto eh, con il contributo ministeriale mm -hmm. per acquisti di eh, eh, libri per la biblioteca. In questo caso è un acquisto, essendo inedito, per l'archivio. Nessuno esatto. ha lo scritto. Sì, qua c'è qualche immagine ecco, che vedete, la vedete meglio. Vedete meglio che la, eh, eh. E, insomma, è molto interessante perché, proprio molto probabilmente, sarà un inedito perché, perché da studiare. Insomma, che qualcuno voglia studiare, esatto, Adesso abbiamo in parte trascritto. Sì, no, è tutto trascritto, è tutto, tutto, trascritto, trascritto tutto digitalizzato. Bisogna studiare, ovviamente. Bisogna qualche studioso. 1807 quindi, molto prima dell'acquisto del 24 della collezione egizia, eh sì, ah, quindi non c'era un problema. col fatto che poi, per altre ragioni, no, eh, in no questa era ehm, eh. era una lettera, c'era cioè una commissione all'università sì. per gli studenti di architettura che studiavano disegno architettonico, ovviamente. Quindi, sì, lui sì, fa parte di questa commissione. in considerazione allora, anche sì, per, per Egizia, Sabauda, data. Da. Eh, esatto, sì, invece ehm, sì, sì, sì. Insomma, lui scrive proprio questo testo e lo sottopone eh, a Balbo prima di, eh, di formalizzare questa, questa risposta. Andiamo avanti, avanti velocemente, sì, volevo farvi ancora vedere eh, il, il riepilogo di quello che abbiamo, un altro eh, acquisto è il catalogo dei cavalieri dell'ordine della Santissima Annunziata. Un manoscritto che adesso andiamo a vedere e ve lo sempre faccio come ministero, sempre ministero. Allora, questo è uh, un, um, un manoscritto datato 1779 di Giovanni Toia, il quale scrive molto bene in, suo, in questa sua prima pagina che è il Catalogo dei Cavalieri dell'Ordine della Santissima Annunziata. Um, che fu uh, dall'inizio, dal 1362 fino al corrente anno 1779. In realtà il signor Toia dice io l'ho preso dal lavoro fatto dal signor Francesco Capra, che è François Capré, che finisce l'opera sua nell'anno 1653, da quel periodo in poi lui ha fatto la giunta. Questo non l'abbiamo ancora, non è, è, ve lo faccio vedere perché è molto sì, bello anche come legatura, vi informiamo, via. come c'è, non l'abbiamo ancora eh, neanche digitalizzato, quindi è da digitalizzare, trascrivere e poi studiare. E, ovviamente è aperto agli studiosi l'archivio. Certo, certo. quindi vogliamo certo, quindi... che qualcuno studi come è successo per, mentre tu trovi per l'album del 1872, l'album eh, fotografico di Cuneo, eh, che eh, avevamo acquisito sempre con, il, per, con questo contributo ministeriale per l'archivio, che ha dato origine a una tesi di laurea, qui c'è il Davide Alpellino che si è laureato, ha trovato altre copie che, ci darà un articolo in studi piemontesi, spero eh, credo per questo numero, ecco, e quindi è proprio questo Bene. che vogliamo, no? Cioè certo, è qualcuno studia anche questo. Questo ha sì. una, una bella legaturina, ma la cosa interessante è che c'è un, un ex libris, Conte di Perrone, anche lui col suo bravo collare qua intorno, quindi insomma... E anche questo è un pezzo molto interessante. E quindi, qua per le nostre, eh, i nostri acquisti. Vedete come è scritto bene? Come è chiaro, come impaginato molto bene. È, è proprio un bel pezzo. Poi ci sono delle donazioni. Quest'anno siamo stati fortunati e abbiamo avuto in, in dono la raccolta documentaria della contessa Maria Giovanna Gondolo della Riva Masera, che è una raccolta documentaria su Francesco Pastonchi. Abbiamo costituito appunto una... è già stata inventariata e sistemata per un totale di 24 unità archivistiche che comprendono sia le carte della Costituzione del Fondo, sia le lettere inviate da Francesco Pastonchi a Giovanni Masera, che era il padre eh, de de della contessa Maria Giovanna. Eh, erano, no, 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 no. <ride> Abbiamo il donatore, quindi vi ringraziamo, la ringraziamo moltissimo per questa donazione. Eh, sono lettere, appunto, tra due accademici, quindi si scrivono di letteratura. Um, oltre a queste lettere c'è anche una rassegna stampa dedicata a Pastonchi che uh, uh, la sua allieva che si laureò con lui uh, sempre portò nel, nel cuore, quindi raccolse sia uh, tutta l'opera proprio edita e poi anche proprio una rassegna stampa delle, delle piccolezze che uscivano uh, appuntate sulle riviste, per cui oltre al fondo archivistico c'è anche un piccolo fondo librario di 82 volumi. Eh, quasi nella totalità opere eh, di Pastonchi di varie edizioni di, 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 de, delle edizioni più diverse. Eh, qua ve ne, ne ho portati due tenuti molto bene. Che eh, poi potete vedere Sì, 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 vedere. sono già catalogati online, quindi sono, no, sono disponibili alla consultazione per chiunque. E poi alcune delle opere della, della signora, che era una valente pianista e studiò Chopin per la maggior parte della sua vita, ehm, scrivendo questa biografia che venne edita in più lingue in, in Spagna e in Francia. In Francia eh, anche solo nel 2010, per il bicentenario della nascita di Chopin, hanno riedito una, 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 una curiosità carina, questa foto di Pastonchi. Non è, non è sua, ma è di nuovo un acquisto trovato sul mercato antiquariale. E insomma, caso, sono... Prima che tu donassi sì, questo, sapere. vedo sì, sì, sta foto di Pastocchi. Sì, Giovanotto male, con, con, tiera, con la banana. Cioè, non so, una roba da ecco. siedere, poco. Ho detto, ma guarda che carino, perché mi era capitato, pochi giorni prima, una studentessa che era venuta già all'università, mm -hmm. e dico, Pastocchi... Mai sentito nominare? Allora, per carità, non penso che Pastonchi debba essere però sono rimasta un po' male che nessuno sapesse più chi è Pastonchi. Allora ho detto: compriamo questa piccola fotografia. Poco tempo dopo, per la verità, dopo Natale, quindi nell'anno nuovo, Piero fa questa offerta di donazione e allora abbiamo detto vedi che Il era un destino, poi c'è sì. anche la foto nell'archivio, sono... c'è anche la foto di, sì. eh, della contessa eccetera no, no, no. però questa fotografia di... l'avete unita al fondo, l'abbiamo unita al fondo, sì. oh, è bello che resti insieme, ma certo Perché sono queste, queste cose, sì. eccetera e quindi c'è ancora qualcosa del fondo qualche copia? No, no? no e posso dire solo una cosa, sì, che, che oltre ai libri che mia madre non aveva tutti, dunque, molti di questi libri estratti di libri sono stati regalati con dedica a mio nonno da Pastonchi stesso. Poi mm -hmm. ci sono quella ventina di autografi in cui discutevano spesso anche della letteratura latina. Questo mi fa piacere che non era solo come stai, c'era comunque una cultura, eh, era per e poi mia madre, quando ero bambino, come una pazza, ha, ha comprato a direi abbastanza a caro prezzo tutti gli arretrati, arretrati del Corriere della Sera fino al 1953, ah. che avete prima un centinaio sì, di, sì. di numeri già arretrati negli anni 50, 60, sì, sì. eccetera, perché voleva avere tutte le novelle o, o gli articoli di Pastocchi che non erano pubblicati nei volumi. Quindi è più raro forse avere. Tutte voi colleghi sì. della sera, sì. quelle cose che sì, non sì. No, scusate, era solo per precisare. Allora, siccome qualcuno mi conosce sa che il collezionismo è un po' una malattia che ha colpito anche me, eh, capirete il fatto sì. che sì. Ci sia che una cosa. E a me importa che rimanga unite in un posto consultabile. Quindi cioè. che bene. Malattia, I libri sono già consultabili. E anche l'archivio, anche, anche se l'archivio forse non fatto. No, abbiamo le lettere non trascriverle. Vi vorrei aiutare perché so a volte perché diceva. Certe mm. Frasi mm. che non sono incomprensibili, sono solo... basta, grazie. Comunque, un lavoro ben... in corso anche Bene. questo, perché sì. eh, mm. la schedatura dei libri è una cosa, invece sì. eh, l'archivio la è sistemato, è ma è ancora lettera. da trascrivere oh, forza, le lettere. lettere o documenti anche perché lei che scriveva male. Sembrava e tanto il quindi... <ride> <interno. ride> Bene, allora andiamo avanti con quest'altra donazione eh, che è stata fatta nell'estate del 2022 eh, da Gabriella Forchino eh, che ha donato questo diario di, di suo padre Alessandro Forchino diario di prigionia, di guerra di prigionia della prima guerra mondiale, eh, ve lo faccio vedere anche se è eh, proprio per, per quanto è bello e per, le, eh, per la storia che si porta dietro, eh, tra l'altro è un diario scampato a Molte vicissitudini che si è arrivato a noi, è un, è un miracolo. L'ultimo miracolo è il fatto che la signora Forchino abitava nella casa che ha preso fuoco davanti a Porta Nuova, quindi ha perso moltissime cose. Ma questo diario si è salvato: quindi vole... voleva proprio essere salvato. Insomma, eh, si tratta di eh, carte sfascicolate, come vedete, che hanno avuto una lunga storia hanno insomma una situazione conservativa da, da migliorare, scritte in questo, in questo modo. Eh, e anche lui è già stato trascritto e deve essere digitalizzato e si sta scrivendo un'introduzione un storica. Perché eh, lo pubblichiamo? Perché e verrà pubblicato? Con verrà la pubblicato. Capilla, Uh, non siamo ancora in bozze, però uh, tutta la trascrizione è già stata sistemata. Uh, C'è l'introduzione, ci sono tutte le sì. immagini perché lui disegnava anche e quindi ce l'abbiamo in programma tra le edizioni del 2023. Uh, penso che, insomma, la, la signora Forchino ci tiene. Ci sì, ci ma tiene. è una cosa bella. Sempre in questa visione di. Valorizzare quello che si ha, no? di farlo conoscere. Eccetera. Beh, allora il, eh, Alessandro Forchino è stato il commercialista di Torino, eh, fino alla fine dei suoi giorni ha lavorato alacremente eh, di, 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 di queste vite spese proprio per, per il lavoro e. Ehm, è interessante anche proprio la figura che viene fuori da queste carte. Era un giovanotto, si è salvato da caporetto perché era qui a fare un esame universitario. Avevano, chi, chi era iscritto all'università aveva qualche licenza in più e combinazione, questa licenza probabilmente gli ha salvato la pelle. E, eh, insomma, c'è proprio scritto di tutto sia da. da dalla parte della guerra, ma soprattutto dalla parte della prigionia, che lui eh, passa in un campo vicino a Vienna, è un campo ufficiale. quindi non ha, eh, insomma, è trattato tra virgolette bene, hanno da mangiare, eh, poco, ma no, non fanno troppo la fame, possono ricevere dei pacchi da casa, quindi ogni tanto c'è anche questa consolazione di ricevere eh, delle cose, dei pacchi da casa, lui si tiene sempre costantemente informato, delle, de, degli affari che succedono, leggendo qualunque cosa che gli passa sotto naso e viene proprio fuori la figura di un uomo che vuole, vuole fare, vuole, fare, vuole, eh, vuole crescere a, per se stesso. Eh, ed è molto interessante perché ci sono due figure che lo accompagnano in questa prigionia. Uno è un cappellano militare, eh, Giulio Bevilacqua che diventerà poi cardinale, lui è molto credente, molto cattolico e trova consolazione e conforto ne nella fede. E l'altro invece è questo eh, Francesco Pagliai, un toscano con cui litiga costantemente. Sono compagni di baracca e eh, Pagliai è ateo e un toscano eh, cicapui per cui lo, 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 lo pungola costantemente e finiscono per litigare, però loro, eh, questi litigi li tengono vivi, insomma, li tengono, gli fanno, passare, gli fanno passare la, mia la mia prigionia. Mia. Esatto. Quindi insomma è un, un, un documento veramente, veramente molto interessante, anche qua ringraziamo molto la, la signora Forchino che ha voluto donarlo. Ehm, altra donazione. Più particolare perché non si tratta di documenti, ma eh, di ehm, onorificenze e attestati di benemerenza della famiglia Brosio di Maglio Brosio, che è stato segretario generale della Nato negli anni caldi, dal 64 al 71. Quindi ehm, moltissime onorificenze non italiane, tutte estere, e anche queste, ancora tutte da studiare, e da, da sistemare. Poi pensiamo di fare. Eh, come anche per le altre singole donazioni dedicheremo poi sì. una, una chiacchierata decisa. Certo, sì, sì, sono Quando sono da ho studiare. Oggi con um, Daniela Brosio, una dei sedi, sì. informandola che oggi annunciavamo che questa cosa eh, è visibile una parte, questa fotografia, mm -hmm. eh, nella sala dove teniamo sì, esatto. eh, le cose più preziose. La donazione Pichetto mm -mm. del Principe Eugenio, e ci sì, sono in questa vetrina. Queste, si potete fare un giro e guardarle in anteprima. Potete. Poi faremo una mostra: è esatto, sì, un sì, ricordo sì. di Mario Grosio Che per il Centro Studi Piemontesi um, è importante perché era molto amico di Renzo Gandolfo e quindi avevamo sì. anche qualche lettera, qualche documento nostro proprio per questi rapporti. Lorenzo Gandolfo. Quindi Bene. Qui è un lavoro di schedatura mm, più che sì. altro che. Ma di studio perché poi alcune onorificenze non sono accompagnate da alcun documento, e quindi, quindi dobbiamo sono... andare a scoprire che cosa sono e da, da dove arrivano e a quale eh, avvenimento sono legate. Ecco. E eh, Dulcis in fundo la donazione eh, Famiglia Vitelli-Losa. Anche qui è una donazione di un fondo archivistico privato familiare. Eh, con Come le due sorelle che hanno renato sono presenti, Quindi, salutiamo, grazie anche per questa, per questa donazione. Che, che in divenire, nel senso che ancora stamattina abbiamo avuto dei documenti, sì. l'abbiamo sì. proprio solo Questo cominciato è... a. fresco, fresco, non abbiamo ancora messo le mani eh, da, da nessuna parte. Ma anche qui si tratta sia di documenti sia di fotografie che Sono interessanti per la storia industriale piemontese della prima metà del Novecento. Eh, tutto è legato a questa, alla figura di, di, di vostro padre, eh, eh, di Giovanni Giovanni Maria Detto, Giovanni, Mario. detto, Mario, Giovanni Maria, detto Mario Vitelli, eh, eh, che parte da essere il proprietario di, de, dei cotonifici Robassomero. Eh, a poi avere una carriera molto ampia che lo vede eh, insomma, inserito proprio nella vita eh, industriale del, del, del Piemonte, eh, con una puntata anche alla Venchi Unica di cui abbiamo questo bellissimo album fotografico eh, dello stabilimento al, negli anni 30-40, quindi eh, molto bello. Ci Forse due. ci sono, ecco qua: ci sono due, abbiamo messo due fotografie. Eh, Perché questo è tutto da digitalizzare. Questo non abbiamo ancora fatto assolutamente niente, abbiamo solo guardato. Sì, cioè abbiamo ecco. Cominciato, c'è già due padroni. Sì, sì, ma... sì, sono ecco, come vedete, sono già, hanno già le loro cartelline, ma è ancora tutto da studiare. Questo è l'album della Venchi Unica, con queste meravigliose immagini delle operaie con la cuffietta bianca, le ciculatere proprio. E qua in questa foto che abbiamo messo ci sono questi emiri eh, in visita allo stabilimento. Gli emiri, sì. E con, sì, sì, con il turbante, qualcosa di più di questo eh, perché da capire eh, bene: il 32 12 aprile del 32. Però insomma eh, sì, queste, sono, sono immagini, queste immagini industriali sono, sono sempre meravigliose e averne di eh, insomma, pubbliche che possiamo pubblicare, che possiamo rendere fruibili è una cosa molto importante, quindi davvero vi ringraziamo moltissimo. Ecco. La facciamo corta, per cui io direi che eh, con questo abbiamo chiuso questa carrellata sulle nuove acquisizioni e sul lavoro che si sta portando avanti dal, dall'anno scorso. Se volete dare un Se volete fare qualche domanda, intanto eh, ovviamente, non avendo l'archivista, siamo in grado comunque qualcosa di dirvi. Se c'è qualche domanda, qualche intervento. L'importante è conservare perché tutto è fondamentale, ci sono dei documenti che vedevamo stamattina eh, con le signore Vitelli che così abbiamo guardato l'acquisizione di stamattina solo, eh, quello che c'era, cioè lì poi servirà per ricostruire la storia economica, ma cosa mangiavano, quanto venivano pagati eh, i prodotti, cioè c'è tutto, no? E questo è chiaro che nel momento in cui sono poi tutti sistemati, sono tutti a disposizione, sono salvati eh, eh, e ci auguriamo via via digitalizzati perché questo è lo scopo. Poi noi, se voi andate nel sito del Centro Studi Piemontesi alla voce archivio, tutti gli archivi che sono già stati sistemati, mh, parte digitalizzati, sono tutti indicizzati, ci sono tutti i nomi che compaiono in quell'archivio. Solo che è un lavoro che stiamo ancora facendo. Adesso c'è l'indice dei nomi che sono non so quante pagine invece dell'archivio delle lettere della corrispondenza del Centro Studi Piemontesi. E prima o poi sarà anche questo, no? È fatto, è che io non ho ancora finito di controllarlo perché non ce l'ho ancora fatta. Qualche nome da, da mettere a posto perché è chiaro che ci sono grafie così, io ahimè, essendo che è una vita che sono qua, i nomi me li ricordo, le firme riesco a individuarle perché li ho conosciuti tutti, però devo finire di vederlo e quando ci sarà sarà effettivamente un indice. Quindi via via nel sito che le cose sono messe al sicuro e che saranno conservate, via via le pubblicheremo eh, come indice nel sito, è chiaro che Un'attività una, una, un come questa, una donazione come questa di Vitelli, che è, Vitelli è stato anche presidente della Camera di Commercio, cioè una, a, il, il fallimento Gualino, eccetera. Quindi c'è una quantità di carte importanti, e, e quindi è chiaro che quel lavoro lì va fatto, ci vuole il suo tempo perché bisogna farlo bene, eccetera. E, e, e il lavoro ovviamente continua. Eh, io direi così, eh, se, siccome segue l'assemblea, allora se volete vedere con vera il, le carte da vicino, eccetera, queste invece servono già, ci siamo messi, portati avanti con il lavoro, poi per la riunione, eh, per l'assemblea, che sono semplicemente tutti i libri. Le poche cose che si possono vedere che ha tirato fuori potete vederli con eh, con Vera così poi lentamente eh, mettiamo, via, mettiamo via le carte e passiamo. Eh, prego Rosanna, vuoi dire prego scusi, eh, non sapevo? Eh, come allora, io sono Bruno Muglio sì. già presidente della Società Storica delle Valli di Lanzo, insieme a Aldo Audisio, già eh, direttore del Museo della Montagna, abbiamo costituito in 50 anni una grandissima collezione sulle valli di Lanzo, collezione che è composta praticamente da tutte le opere a stampa da metà del Settecento a oggi. Da fotografie, eh, incisioni, tutto quello che è stampato, non manoscritti perché abbiamo sempre cercato di, <ride> di non sporcarsi le mani. Eh, passando gli anni, e ci piacerebbe lasciare tutto questo fondo, che non è poi un fondo in metri così lungo perché, per fortuna, le nostre valli sono. Uh, Piccolo. Il centro Studi, come ho già detto a Dalvina e a Gustavo, sarebbe la nostra prima uh, destinazione. Eh, ne abbiamo già parlato, io mi permetto in questa serie perché sono venuto proprio per ascoltare le nuove acquisizioni. Che non sono due o tre pezzi, eh, qui di pezzi di fotografia ce ne sono 5.000 passi. Cioè, eh, 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 noi siamo sempre disponibili e ringrazio. Il problema, come ti avevo detto e ne abbiamo già anche parlato. Eh, sono poi gli spazi. Perché il materiale è chiaro che per noi è, è importante. Libri già, tranne qualche raro. Gruppo non riusciamo più a prenderli perché non abbiamo gli spazi. Purtroppo, nell'alloggio al secondo piano, dove conserviamo una parte della biblioteca, eh, perché fino adesso quella schedata è, è tutta qua, e, e però adesso abbiamo cominciato. Ma sotto, purtroppo anche, non, lì eravamo ehm. in affitto, e adesso ci hanno detto che alla fine del contratto d'affitto non ce lo danno più. Quindi dobbiamo assolutamente trovare una soluzione, però all'orizzonte c'è diverse cose all'orizzonte ci sono. Naturalmente questo fondo è integrato da. Praticamente tutta l'opera di sì. Luigi Cibrali, con un pezzo unico manoscritto di un valore sì. anche a, a sì. Sì. Di, sì. di legatura, e, e dal fondo della famiglia Rivera. Eh, perché veramente so. bene. bene.